I commenti di Margaret Atwood arrivano dopo che il principe Harry è stato sfrattato da Frogmore Cottage, una casa donatagli dalla defunta regina Elisabetta II. L'autrice di Handmaid's Tale, Margaret Atwood, ha scatenato una reazione violenta dopo aver affermato che il principe Harry sarebbe stato assassinato da un reale minore. La scrittrice canadese ha rilasciato la bizzarra dichiarazione in un'intervista in cui ha affermato che è un bene che i Windsor non godano del potere che le precedenti famiglie reali hanno esercitato nei secoli passati. Un articolo su The Times sulla signora Atwood recita: ammiratore di Game of Thrones, Atwood pensa che il principe Harry, elle autodefinitosi di riserva, sia fortunato a nascere in una famiglia reale che è stata privata del vero potere. Altrimenti probabilmente sarebbe stato assassinato da qualcuno più in basso nella catena alimentare per toglierlo di mezzo. I commenti controversi hanno scioccato molte persone su Twitter, molte delle quali si sono rattristate nel leggere i commenti. Uno ha scritto: le parole mi mancano. Che commento assolutamente ridicolo da fare. È così scoraggiante scoprire che alcune autrici che ho venerato dopo aver letto i loro libri, o averle usate per insegnare letteratura, sono in realtà persone molto cattive. Un altro ha detto: meno male che non sei nato nel 1700 e probabilmente saresti stato ridotto in schiavitù o picchiato a morte per aver parlato. Dal passato teorico al presente attuale, i commenti di Atwood arrivano dopo una settimana difficile per il principe Harry. Ci sono state segnalazioni che il principe è stato cacciato da Frogmore Cottage, una casa donatagli dalla defunta regina Elisabetta II. Si dice che altri due membri della famiglia reale siano rimasti sconvolti mentre il nuovo abitante della proprietà potrebbe essere il principe Andrea.